sono situazioni, ovviamente, che sono state vietate perché riteniamo possano essere foriere e veicolo di contagio, altre situazioni che potenzialmente potrebbero esserlo, ma la cui chiusura avrebbe comportato evidentemente una paralisi. Oggi, da un punto di vista dell'equilibrio e delle esigenze che dobbiamo in qualche modo compenetrare, sarebbero stati elementi oltremodo vessatori. I mercati rionali e comunali devono per noi restare aperti, le fiere occasionali e i grandi eventi sono chiusi. Se oggi ci fosse la fiera di Sant'Agata non la faremmo fare. Le palestre, gli impianti sportivi restano aperti per l'ordinaria attività di chi li frequenta, ma le manifestazioni eventualmente ospitate all'interno di quelli sono ovviamente vietate. Così vale per tutto quello di cui stiamo parlando. Vi sono ovviamente delle situazioni che sono facilmente spiegabili sulla base della decisione che abbiamo preso. Il mercato rionale è normalmente frequentato dalle persone del quartiere che lo utilizzano e sarebbe particolarmente ingiusto vietare alla polleria ambulante di non poter fare il suo mestiere mentre resta aperta ovviamente la rosticceria all'angolo. Altra cosa è il grande evento, la fiera, che comporta lo spostamento di persone anche da altri luoghi e quindi aumenta la possibilità di contagio. La stessa cosa vale per le strutture cinematografiche delle città, che restano aperte perché la capienza delle sale da un lato, la frequenza degli abitanti che normalmente tendono a frequentare quella zona, difficile che uno attraversi la Liguria per andare a un cinema in un altro capoluogo di provincia. Diversamente vale per gli spettacoli teatrali, che sono un unicum che attraggono persone da più luoghi e quindi mescolano situazioni, cosa che vogliamo evitare. È chiaro che sono, come dire, valutazioni spannometriche che tengono insieme esigenze diverse, quelle di non paralizzare totalmente la vita economica e sociale di un territorio e dall'altra ridurre le possibilità statistiche di contagio. I sindaci possono evidentemente, perché nei loro poteri, inasprire o modificare questa ordinanza a seconda delle esigenze del singolo comune. Questa, lo ripeto, è un'ordinanza auto-applicativa perché fatta con i poteri destinati alla Regione e quindi noi la interpretiamo in questo modo. Se qualcuno intende interpretare, come dire, soluzioni di modo diverso, ha lo strumento dell'ordinanza sindacale che è a disposizione ovviamente di tutti i sindaci.